Salve care amiche e cari amici, e soprattutto un salve speciale al nostro amico Renzo Montagnani Everything, nostro amico di Instagram, che saluto vivamente. E mi scuso con lui perché è già da molto tempo che mi chiede di rispondergli a queste 11 domande, niente di meno. Io adesso sto usando un'applicazione per cui mi registrerò 5 minuti alla volta per il cellulare, perché altrimenti diventa difficile editare il video. Allora, passo subito a rispondere alle domande del nostro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram. Numero 1. Un futuro tecnologicamente incasinato è quello che ci attende. Auto e moto senza conduttore, treni senza capi macchinisti. Beh, si può vedere il futuro in modo negativo o in modo positivo, ma da quando l'essere umano ha iniziato la sua evoluzione, il futuro è sempre stato compromesso dalla tecnologia. Mi spiego. In principio i nostri antepassati primitivi erano occupati tutto il giorno a procacciarsi il cibo e a digerirlo, quindi erano come degli animali, cacciavano, raccoglievano frutti e piante spontanee e si tenevano occupati così tutto il giorno. Quando è iniziata la civiltà? Quando sono riusciti a controllare il fuoco, quando sono diventati stanziari, perché hanno ricorso all'allevamento di animali e all'agricoltura. Allora, una comunità divenuta sempre più numerosa poteva permettersi il lusso di dedicarsi a altre cose. Non tutti dovevano allevare animali né coltivare la terra. Invece, nei piccoli gruppi familiari primitivi, tutti dovevano andare a cacciare e a raccogliere frutti. Quindi la civiltà inizia proprio grazie al progresso tecnologico, che permette la differenziazione delle occupazioni, degli impieghi. Se invece non ci fossero stati questi inventi, queste scoperte del fuoco, dell'allevamento e dell'agricoltura, che nei secoli si sono perfezionati, tutti gli individui avrebbero dovuto dedicarsi unicamente a procacciare il cibo per sé e per la famiglia. Invece sono nate delle professioni, delle arti, dei mestieri, come l'architettura, la geometria, la scultura, la scrittura, la letteratura. Non si sarebbero mai scritti libri perché saremmo sempre stati occupati a procacciarci il cibo. Vediamo quanto bene. E quindi è inevitabile che la nuova tecnologia crei nuove occasioni, ma anche allo stesso tempo elimini professioni. Cioè, noi ci crediamo che il terziario, per esempio, sia un'attività che c'è sempre stata e ci sarà. Invece, il terziario è nato con il boom industriale, perché le industrie avevano necessità di mettere nel commercio i loro prodotti, quindi i maggioristi, i minoristi, i negozi. Adesso, grazie alla tecnologia, si può eliminare il terziario, quindi vanno chiudendo negozi non solo grazie alla crisi, ma anche grazie al fatto che adesso è la stessa tecnologia che si mette fra il consumatore e il produttore. Quindi il commercio diventa un qualche cosa di obsolescente. Iniziamo un'altra sessione del video. Devo fare 5 minuti alla volta perché se no l'applicazione mi rende difficile poi usare il video. Allora, dicevo che la tecnologia rende inutili gli intermediari che erano necessari un tempo per poter commercializzare i prodotti della stessa industria. È
E quindi un mucchio di occupazioni verranno meno. Se le macchine si guideranno da soli come le moto, come tu dici, non ci saranno più autoscuole. Certo, ma è anche vero che, come già adesso accade, molti giovani nati in epoca di internet sono più abili di me, nell'uso della tecnologia. Quindi un domani, invece di imparare, a guidare un'auto come si fa ancora oggi nelle scuole guide, imparerai programmazione di software e di hardware. Quindi, si imparerà a attualizzare il software e il sistema operativo dell'auto, a cambiarlo, a cambiare i vari componenti elettronici e si imparerà a programmare il percorso dell'auto. Quindi, voglio dire, non è che non ci saranno più scuole guida. Magari le scuole guida non insegneranno a guidare come oggi noi guidiamo, ma insegneranno a gestire, la macchina, a gestire il computer della macchina, e quindi ti insegneranno la programmazione e l'utilizzo del sistema informatico della vettura. Quindi ci saranno ancora delle scuole guide, soltanto che imparerai cose informatiche, non imparerai le cose vecchie come a utilizzare il volante, il freno, il cambio, la frizione, l'acceleratore, il freno e queste lembriage, che cosa sono, come mettere la freccia. Imparerai corsi di programmazione che oggi sono informatici. Quindi vai in una scuola guida. E oltre all'esame medico dovrai superare anche un esame informatico, perché comunque tu rimarrai non solo passeggero dell'auto, ma avrai un pannello di controllo che sarà più simile a quello elettronico degli aeroplani di oggi che non alle macchine. Quindi ci sarà il cosiddetto pilota automatico. Pensa che già ci sono automobili che si parcheggiano sole, lo sai, no? O che hanno il detettore di vicinanza per evitare gli scontri. Poi mi chiedi, che ne pensi dei famosi che si fanno delle selfie, delle fotografie nudi o addirittura più piccanti e poi sono hackeati perché addirittura caricano queste foto nelle nuvole e poi le distribuiscono. Tu non le faresti? E mi chiedi, tu ti faresti qualche foto? No, non mi sono mai fatto delle foto del genere, non intenderei mai farle. Però io capisco che ci sono delle volte in cui si ha il sospetto che, guarda caso, caricano delle foto perché si parli di questi famosi. Quindi mi sembra una cosa un po' orchestrata. Guarda caso, come gli hacker sanno dove i famosi hanno le loro foto private. A volte credo che i famosi si scattino delle foto oscene per poi che se ne parli di più. Questa era la seconda domanda. La terza domanda: mangiare insetti. Neanche io mangerei mai insetti. Però si va incontro a un sovraffollamento del pianeta e in questo modo avrà scarsezza di cibo. Sai che quando iniziarono a mangiare le patate, quando ci fu veramente, come dire, la fame, perché altrimenti le patate erano considerate frutto del demonio e ornamentali per i loro fiori, per i loro germogli. Ma le patate iniziarono a essere mangiate quando ci fu la fame. Vedi il quadro di Van Gogh, I mangiatori di patate, e salvarono Europa dalla fame. Quindi, caro il mio amico Renzo Montagnani Everything, non è che le patate le hanno mangiato con voglia, ma per necessità. C'era grande bisogno di cibo e le patate hanno salvato dalla fame l'Europa. Noi arriveremo nel mondo a mangiare gli insetti non per gusto, come fa qualcuno,
Ma quando scarseggerà il cibo, che sarà molto pronto, visto che le api stanno morendo, nessuno ne parla nei media, parlano del calcio, dell'eliminazione dell'Italia dai mondiali, ma senza le api non c'è pollinizzazione e senza pollinizzazione non c'è né frutta né verdura. Quindi arriveremo a mangiare gli insetti per necessità. Per esempio, gli scarafaggi proliferano molto bene. La quarta domanda: in America ci sono leggi diverse. Armi da fuoco ai 16 anni, patente guida ai 14-16. Dove andremo a finire? Mi domandi. Daranno ai neonati o ai bambini di 8 anni la macchina da guidare e le armi da fuoco? Forse sì, chissà. Però bisogna dire che per me la differenza fra 16 e 18 anni non è molto. E per quanto riguarda la patente di guida dai 14 ai 16 anni, dipende, perché se non mi sbaglio è un criterio del tutto soggettivo quello che permette a un minorenne di 14 o 16 anni di guidare. Ti ricordo che nei primi anni del secolo del 1900, non di questo secolo, dell'altro, c'erano delle persone che con 25 anni o 20 anni già avevano l'aspetto che avrebbe avuto negli anni 50-60 una persona di 45 anni, già ai 25-30 anni. E oggigiorno quell'aspetto di ventenne o trentenne del 1890-1910 ce lo avrebbe un individuo di 60 anni. Guarda io, per esempio, che sembro giovane. Ma il 26 gennaio del 2018 compierò 49 anni. Ecco, uno con la mia faccia nel 1850 avrebbe avuto sì e no 14 anni, 15 anni. Quindi tutto dipende dal grado di maturità che uno ha. Io non è che sono favorevole a dare a tutto il mondo la patente prima dei 18 anni, però ci sono molti irresponsabili che hanno più di 18 anni e che combinano dei disastri con la macchina, e ci sono delle persone mature ai 14-16 anni che possono guidare. Poi magari bisognerà mettere un limite a che tipo di macchina, come anche le armi da fuoco, che in America puoi avere un bazooka, una mitragliatrice automatica, un carro armato, lanciagranate. Io metterei dei limiti alla potenza di fuoco dell'arma, anche per evitare che, difendendoti da qualcuno in casa, per il rimbalzo del proiettile, o uccidi qualcuno dei tuoi o ti suicidi tu. Quindi le armi da fuoco difensive devono essere di un certo calibro. Comunque sono favorevole, perché ci sono molti irresponsabili che hanno le armi e hanno più di 18 anni, e magari ci sarà qualche persona matura con 16 anni che può maneggiare le armi per la difesa personale o per lo sport. Quindi l'altra domanda, la quinta: dare ai poveri o attraverso SM e chiesa? Beh, tu devi sapere che molto denaro che si dona attraverso gli enti si perde nelle strutture e nelle infrastrutture. Poi si sa che la chiesa, di ogni 1.000 euro che raccoglie, ne dà uno ai poveri. Vedi per esempio l'attico del cardinal Bertone, costruito con 300.000 euro, che erano destinati al Bambin Gesù, un ospedale in pratica in mano alla Curia Romana. Quindi io dico che è meglio dare ai poveri. Se tu conosci qualche povero, soprattutto non gli dare denaro, ma dagli cibo, perché altrimenti se lo va a spendere in sigarette, alcol e gioco d'azzardo. Come vedi, caro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram, sto appoggiando, come tu mi hai suggerito, ma già lo facevo da prima, il cellulare fra una delle due cassette di sfere cinesi che ho e un tablet che ormai non funziona più. Quindi, se vuoi sapere circa le sferette cinesi, ho fatto almeno due video dove parlo delle sfere cinesi. Siamo arrivati al tema numero 6, la domanda:
I tatuaggi sono dannosi, allora perché la gente se li fa? Io non li farei mai, mi dici? Tu te li faresti? No. E non solo perché sono dannosi, ma perché non c'è motivo di farsi tatuaggi. Cioè, una volta che te li fai, sono indelebili e durano tutta la vita. Magari molte persone, il 50%, si pentono di aversi fatto un tatuaggio e non se lo possono più levare perché levarlo è 10 o 100 volte più costoso e poi è anche doloroso, più doloroso che farsi al giorno d'oggi un tatuaggio. Io da piccolo comunque me li facevo i tatuaggi, si chiamavano tattoo. Venivano in un pacchettino di carta delle edizioni Panini, se non mi ricordo male, ed erano i trasferibili che poi tu te li sciacquavi con l'acqua o siccome li facevo sempre d'estate perché uno è più scoperto d'estate, no? Ma ero proprio piccolino, venivano dei motivi molto graziosi, fantasiosi, creativi e molte volte traspirando il tatuaggio si lavava solo. Comunque anche i tatuaggi lavabili possono essere pericolosi perché possono contenere del piombo, dei coloranti che la pelle assorbe. Però i tatuaggi io li giustifico soltanto all'interno di quelle culture che non avevano diplomi o attestati o certificati, per esempio i popoli del Pacifico o dell'Oceano Atlantico, adesso non mi ricordo bene, o anche in Africa dei tatuaggi per incisione. Allora uno diventava stregone, capovillaggio, un guerriero importante e gli facevano dei tatuaggi per riconoscerlo. Come dire, se io diventassi decimo dan di karate, mi farei un tatuaggio in modo che tutti sappiano che sono decimo dan di karate. Allora, se noi italiani possiamo immigrare, lo abbiamo sempre fatto e infatti abbiamo esportato cervelli, abbiamo esportato manodopera qualificata e soprattutto negli ultimi 20, 30, 40 anni dobbiamo immigrare per la mala politica ed economia che abbiamo in casa. Quindi ci costringono a immigrare, altrimenti resteremo. Domanda numero 8. Quando si bandiranno sigarette ed alcol? Beh, credo che tu mi fai sul serio questa domanda, ma è una domanda che si risponde sola. Ci sono interessi di miliardi di euro, forse migliaia di miliardi, e sigarette e alcolici sono delle droghe. Infatti, farne abuso può portare a delle malattie cerebrali come l'Alzheimer, il Parkinson e addirittura la schizofrenia. Infatti, c'è molta gioventù bruciata che si brucia il cervello il sabato e la domenica con lo sballo, con la cultura dello sballo, che iniziano a bere, a ubriacarsi, ad avere dei coma etilici ai 14 o 12 anni, che già per quando avrà l'età di 20 o 30 anni magari saranno degli schizofrenici, degli isterici, dei nevrastenici, però non finirà mai la vendita di sigarette ed alcol perché non finirà mai la richiesta di queste sostanze. Non so se mi spiego. Non c'è interesse nel farlo finire. Pino Scotto dice: cantanti cantano male. Io non dico la parola che tu hai utilizzato in un cattivo paese, che Pino Scotto avrà utilizzato un'altra parola. Ma i cantanti riflettono la loro epoca, i cantanti sono lo specchio della società, evidentemente compongono qualcosa che sia all'altezza della società loro contemporanea, non è colpa loro. Lo dice, caro il mio amico Renzo Montagnani Everything, anche il vecchio adagio, ambasciatore non porta pena. Gli artisti, forse lui stesso si include Pino Scotto, sono i testimoni della loro epoca, quindi sono gli ambasciatori della loro epoca. E quindi lui dice che i cantanti cantano male in un cattivo paese. Non so se anche lui canta male, se lui si include sarebbe molto modesto. Allora, il tema numero 10.
che poi così finisco. Se fossi, non perché io voglia finire subito, ma è perché dopo ci metto molto tempo ad editare il video e poi sto facendolo con un'applicazione che è la prima volta che faccio tanti pezzi con questa applicazione che mi si sta surriscaldando il cellulare perché non posso fare i live. Se fossi sfrattato, dove andresti a vivere? E purtroppo non lo so. Spero di no. Credo in mezzo alla strada, come molti nostri concittadini. Poi, fra l'altro, io sono disoccupato e vivo con mia madre. Quindi, se fossimo sfrattati, andremmo in mezzo alla strada. C'è poco da dire. 11. Faresti video in YouTube impersonando un personaggio? Ebbene, caro amico, già li ho fatti. Quando ho ascoltato Marco Travaglio dire che il PD era una nave senza capitano, mi è venuta la brillante idea di interpretare il Capitan Sant'Enchan. E tu nel mio canale potrai trovare molti video, circa 40, che ho fatto e continuo a fare, a volte esulando dal tema originario, cioè non rispondo più a Marco Travaglio e non parlo più di politica a volte. A volte in un video, per esempio, salvo un'ape dandogli del miele perché era inverno ed era caduta in una pozza d'acqua. Poi l'ape è morta perché è ricaduta nell'acqua, forse stava poco bene. Le api muoiono in autunno, questa è sopravvissuta di più e si è affogata. Però ecco, io ho fatto quella macchietta, il Capitan Sant'Enchan, è funzionata così bene quella macchietta che in molti mi hanno criticato, soprattutto in Facebook, perché come sai l'Italia è molto politicizzata, non puoi fare della satira che ti dicono che sei pidino, che ti dicono che sei grillino. Allora, prima nei video come Capitan Sant'Enchan mi candidavo per il PD. E parlavo del PD, allora mi criticavano perché dicevano sei un pidiota, sei pidino, sei pidiellino, eccetera. Poi ho fatto dei video candidandomi per il Movimento 5 Stelle perché era la moda che si lanciavano le videocandidature e le candidature dal web. Perché quando è nato il Movimento 5 Stelle ha iniziato come ogni movimento a raccogliere gente da ogni parte e entrava un mucchio di persone con la speranza che veramente si potesse costruire un movimento dal basso. Allora hanno lanciato le videocandidature e le votazioni dal blog, soltanto che dal blog espellevano molti iscritti, non accettavano le votazioni. E in pratica, dopo una fase in cui prendevano chiunque per metterli nel Parlamento e nel Senato, hanno iniziato ad espellere le persone scomode per rimanere solo tra di loro. Quindi alla fine, io ho fatto dei video parodici sulle videocandidature di persone in buona fede, oneste e semplici che pensavano che veramente facendo in casa loro una videocandidatura li potessero scegliere. Poi invece hanno scelto i soliti della casta che loro criticavano, perché da dove è venuto Di Maio, Di Battista, Virginia Raggi e altri? Veramente da dove li hanno trovati? Che Virginia Raggi ha fatto il tirocinio di avvocata nello studio di Previti, che è l'avvocato di Silvio Berlusconi. Allora, caro amico Renzo Montagnani Everything, come vedi, ho già interpretato un personaggio e la cosa più divertente è che tutto il mondo mi ha preso sul serio. Ha preso sul serio quello che dicevano col personaggio, quello che dicevo attraverso il personaggio, perché forse oggigiorno quello che manca a molti giovani è la capacità di avere un senso critico. A me la lettura, che ho letto molto in vita mia, mi ha dato la possibilità soprattutto di non interpretare le cose letteralmente, che potrà sembrare una contraddizione in termini, ma chi legge non interpreta tutto alla lettera, invece chi non legge interpreta tutto alla lettera. Poi
pure le cose che si dicono. Allora il mio personaggio ha funzionato così bene che molti pensavano io facessi sul serio, e ci sono stati ogni tipo di reazione, tanto per quello che riguarda il PD, le persone che appoggiano il PD, come i pentastellati, che poi io ho fatto un video dicendo che votavo il Movimento 5 Stelle, perché quando ne ho avuto la possibilità l'ho votato, perché speravo veramente in un cambiamento, ma adesso mi stanno deludendo molto. Quindi ho avuto delle critiche e anche degli elogi quando mi candidavo per il PD, e ho avuto delle critiche e degli elogi quando mi candidavo per il Movimento 5 Stelle. Però nessuno, o in pochi, hanno compreso che si trattava di parodie, che io non mi candidavo sul serio, perché lo so che i partiti hanno tutto dall'interno organizzato, il PD, il PDL, il Movimento 5 Stelle. Giusto. Se io raccogliessi, non so, milioni di visualizzazioni e milioni di iscritti al canale, eventualmente potrei direttamente scrivere alla sede nazionale di un partito e mi potrei candidare magari come sindaco di qualche municipio, ma non ho milioni di visualizzazioni e milioni di iscritti. Quindi voglio dire, io sapevo che facendo un video così, che poi la maggior parte dei video non hanno che raggiunto centinaia o migliaia di spettatori, magari in tutto il mondo, non mi sarei mai candidato, cioè non mi avrebbero preso all'interno di un partito, perché io sì, nel video mi candidavo, ma detto fra noi, erano dei video parodici di tutte quelle persone che pensavano realmente, facendo un video con la webcamera, il Movimento 5 Stelle gli avrebbe candidato. Ci sono state molte casalinghe, molti pensionati, molti adolescenti, molte persone, molti nerd dell'informatica, molti cittadini che dai computer pubblici e dai cellulari pensavano di poter fare una propaganda politica ed essere eletti, che all'indomani diventavano intendenti del loro municipio o del loro comune, assessori, sindaci. E io ho fatto una parodia di questo, e ho fatto anche una parodia del PD, volendomi candidare e poi criticandolo, come se lo criticassi dall'interno, e molti hanno interpretato che veramente lo criticavo dall'interno. Ogni tanto controllo l'ora, perché questa applicazione, se già mi è successo supero i 5 minuti, mi fa dei problemi per levare il video dalla memoria, editarlo e tutto il resto. Allora, per evitare questi inciuci, questi intoppi, ecco, spero di averti risposto a tutte le domande, caro il mio amico Renzo Montagnani Everything. So che da tempo dovevo fare questo video e me ne scuso, e me ne scuso anche di aver preso molto tempo a tutti i nostri amici ed amiche che mi seguono, e mi raccomando, aiutatemi a superare quota 1000 iscritti, fate iscrivere persone al mio canale. Vi saluto, adesso mi scade il tempo, e alla prossima, ciao.